Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati e benvenuti. È un motivo di grande orgoglio finalmente presentarvi il telecronista principale che sono io e commenterò il gran premio che più mi piace dell'anno. Io sono DR Long 2110. Con me questa sera un parterre d'eccezione, ovvero come seconda voce mi è stato detto di presentarlo il buon Raffo Idex e Raffaello Morga. Buonasera a tutti, ciao Long. Regista, ce l'abbiamo fatta finalmente, regista e comunque supporto tecnico, il buon Raffaele Lelli, per i più Hiroshi. È un colpo di scena non da poco, buonasera. Nella stanza dove tutto si fa e tutto si crea, ovvero dalla direzione di gara, il buon Andrea Badolato, l'avete sentito ansimare in questo momento. È un giorno storico, buonasera a tutti. E il buon Ernesto Coppola, Mister X. Buonasera a tutti. Sono 7 i minuti che mancano alla qualifica. I piloti hanno iniziato a girare più o meno da 4 minuti. C'è stato un po' di visibile palpitazione perché nessuno usciva nei primi minuti delle qualifiche. Tutto sommato, una spiegazione dietro c'è, ovvero che i piloti stanno iniziando a pensare di salvarsi più gomme soft possibili. Abbiamo solo 2 tempi cronometrati fatti registrare al momento. Mauro Gold si mette in pole position in 1:13.870, Mike Mai secondo in 1:14 e 3, sta arrivando adesso Drago Lievitato che percorre ora l'ultima curva. Vediamo come si piazzerà il pilota dell'Alfa Tauri. 1:13.994 al momento, dietro al suo acerrimo rivale Mauro Gold. Ricordiamo ormai è da metà campionato che si giocano l'alloro dei piloti, il pilota dell'Alfa Tauri e la McLaren di Mauro Gold. Io chiedo subito a Raffo, perché non voglio essere banale, dato che Raffa tutte le volte mi fa le domande sul Messico, ti dico: com'è la pista? Ti piace, non ti piace? Qual è l'aspetto più difficile quest'anno e cosa ti aspetti dalle strategie? Ma la pista, partendo dal fatto se mi piace o meno, cioè ci sono dei tratti che sono comunque molto divertenti da guidare, soprattutto il tratto dove c'è lo snake, e su quelle curve un po' a 90 gradi, soprattutto le prime tre che non sono molto belle, soprattutto da fare appaiati in tre, l'abbiamo visto anche ieri sera. E da stasera mi aspetto una strategia che è insolita, da tre soste comunque, rossa rossa gialla rossa, e vediamo, potrebbe pagare parecchio, anche perché la rossa inizialmente ha un boost notevole. Insolita come la strategia che abbiamo visto ieri sera dal 50%, è l'unico circuito su che paga veramente effettuare due soste, quindi diciamo le tre soste in Pro League ce l'aspettiamo. La distanza di gara, la ricordiamo, è al 100%. Intanto Flaminio si piazza in terza posizione in 1:14.0 con Birillo Dogan che ha fatto registrare il suo tempo in 1:14.3. Ci sono al momento in pista Matteo Profilo con la Renault, ricordiamo che Lele Salva, il compagno di scuderia di Cartista, non è presente purtroppo per aver comunque comunicato la sua mancanza questa sera, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Raffa, invece tu cosa ci dici su questa sera, cosa ti aspetti soprattutto dal duello là davanti? Beh, sicuramente ci vorrà un colpo direi da parte di Mauro Gold, vista la penalità. Insomma, erano arrivati uno dietro l'altro la scorsa settimana ad Austin, e ovviamente Mauro Gold e Drago Lievitato con il pilota dell'Alfa Tauri davanti a quello della McLaren, però per le penalità post gara Mauro Gold ha perso qualche punto, adesso si trova ad accusare 5 punti. Sì, 5 punti, 252 per Drago, 247 per Mauro Gold. Ci vorrà quindi sicuramente un colpo ai reni, finora lo ha fatto, perché insomma ha fatto registrare il miglior tempo in 1:13.870. Vedo bene, belle gagliarde, diciamo, le Red Bull, ma lo stesso Flaminio, Mike Mai, sono tutti lì. Ci sta, una pista molto molto breve, la differenza si fa solo nel tratto dello Snake. Eh sì, le due Red Bull che il buon Andre, dato che mi ha seguito per tutto questo anno, già ci avevano spiazzato in America facendo tutte e due il tempo, e le vediamo in seconda e quinta posizione anche questa volta, quindi diciamo confermano il trend. Di solito
cercavano di dare qualcosina in più facendo un'altra strategia e non facendo il tempo delle qualifiche. Quindi molto molto bello anche vedere Dadoizzi in seconda posizione tra i due litiganti, o meglio contendenti al titolo. Al momento solo 7 i piloti che hanno fatto. Vedo Marco Ganu con le intermedie. Sì, anche Alessia ha fatto dei giri con gomma intermedia. È insolito. No, è come detto da Ernest, a microfoni spenti si stanno risparmiando. Meglio non vederlo. Quante più gomme possibili. Stanno tutti girando con la soft, ovviamente. Ora, attivo anche da grafi, hanno tutti quanti girato e stanno. Sono tutti pronti a girare con la soft. Credo per un tentativo unico. Ci sono ancora 3 minuti e mezzo di qualifica. Molto bene, intanto c'è Matteo Profilo che si sta per lanciare al momento, poi Z Pro Mauro anche nel suo giro e adesso allo stadio. Fuxia nel T2, l'unico ad andare sul 26, tutti gli altri 27.0, 27.1. Lui 26, 9, 4. Ultima curva, trazione perfetta per Z Pro Mauro, vediamo 1.13.580, si piazza in virtuale pole position il pilota della Haas. Da 2 decimi buoni, quasi 3 al secondo classificato al momento Mauro Gold, che si è lanciato in questo momento, arriva nella seconda zona di RS con la scia di un Alfa Tauri anche, quindi vediamo se intanto si migliora di 80 millesimi al T1, discreto bloccaggio della ruota anteriore sinistra per la McLaren di Mauro Gold. Arriva adesso nel tratto più tortuoso, più vivace per diciamo la guida, ovvero lo Snake, tante curve a ripetizione, molto pulito al momento il pilota della McLaren. Vediamo quanto, 255 millesimi tolti dal suo best, quindi potrebbe andare a insidiare quella che è la prima posizione in Z Pro Mauro. E Fuxia, vediamo, arriva adesso all'ultima curva, arriva ora sul traguardo il pilota della McLaren, 1.13.466, pole position, toglie 405 millesimi al momento Mauro Gold, è in pole position. Vediamo a questo punto, attenzione alle due Williams che sono in trenino, è nella parte più sbagliata della pista. Già dopo curva 3 erano uno dietro l'altro. Ma si stanno lanciando adesso. Si stanno lanciando tutte e due. Hanno paura di non arrivare a questo punto, perché effettivamente mancano 10 secondi. E adesso chi è che farà il giro? Ci potrebbe anche essere il bug, effettivamente, il buon Rafoidex. Vediamo. Non ce l'hanno fatta. E allora a questo punto andiamo a vedere chi al momento è in pista, ovvero Drago Lievitato, 89 millesimi sopra il suo personal best al T1. C'è anche Dadoizzi, poi anche Birillo Dog, che tutto sommato in linea con il suo tempo. Birillo Dog passerà adesso sotto la fotocellula del T2, 118 millesimi tolti. Andiamo a vedere quindi Dadoizzi. Drago sul traguardo è un po' duro per lui anche riuscire ad agguantare la prima fila. Vediamo. Si è migliorato nel T2. 1.13.828, si migliora, ma rimane in terza posizione. Vediamo Dadoizzi. Birillo Dog quinto, scalza Flaminio dalla sesta posizione. A questo punto vediamo Dadoizzi, l'altro pilota Red Bull, arriva adesso all'ultima curva. 1.13.788, riesce a scalzare dalla terza posizione Drago Lievitato. E quindi, come hai detto te, Raffa, ci sono due piloti al momento a dividere Mauro Gold e Drago Lievitato. Ma comunque si è rivelata un'altra qualifica che, bene o male, i primi 5 sono riusciti, addirittura i primi 6, perché è arrivato l'ultimo tempo di Mike Mai in 1.13.880, i primi 6 sotto al muro dell'1.14, e poi via via tutti gli altri, scavato un po' di solco, diciamo, da Flaminio fino ad Advance Apple, un solco di mezzo secondo. Posso dire che ho visto un po' tutti i piloti girare col freno a mano tirato, perché sapevano che avevano un solo tentativo e non bisognava farsi annullare il giro.
In effetti, anche l'anno scorso il buon Una Pulitan fece la sua pole position qui proprio in Pro League, girando molto molto distante dai cordoli, anche perché qui basta un errorino per avere il giro annullato. E poi soprattutto non dimentichiamoci la direzione di gara. Sì. Ricordo che il giro di qualifica è richiesto a tutti i piloti che hanno disputato la qualifica, che hanno ovviamente fatto segnare un tempo e soprattutto che hanno concluso il 90+1% della gara. Segnalo una mossa furba da parte delle due volpi del campionato, Alessia e Ganu, insomma, i piloti che hanno concluso più gare sul Formula Italian Team si sono qualificati undicesimo Alessia e dodicesimo Ganu, però con la gomma intermedia. Ecco, spero solo non abbiano tagliato quel giro, perché con l'intermedia è difficile avere grip nelle prime tre curve. Per il resto, comunque, una mossa saggia, piuttosto che non fare la qualifica a partire ultimi nell'ultima fila come Overboost e Kartista, diciamo, almeno si sono piazzati un po' più avanti. Partono con gomma nuova, comunque. Sì, ovviamente. Una mossa in più salvata. Insomma, buono, si è messa davvero bene per loro. Andiamo a vedere quindi la classifica, la griglia di partenza per questo Gran Premio del Messico. Mauro Gold scatta dalla prima posizione, di fianco a lui troviamo Zeta Pro Mauro, Dado Izzi in terza, Draio Lievitato poi in quarta posizione, quinto Mike Mai, sesto Birillo Dog, settimo Flaminio, ottavo Duansetto, nono Matteo Profilo, decimo Giovi, undicesimo Alesi, dodicesimo Marco Gano, e poi troviamo Overboost e un'altra persona che mi sono perso, che era Kartista, se non mi sbaglio. Sì. Quindi questi 14 piloti che prenderanno parte al Gran Premio del Messico. Come detto ieri sera, la particolarità di questo circuito è che si trova a oltre 2000 metri sopra il livello del mare, quindi avevamo fatto delle considerazioni l'anno scorso, Raffa, se non mi sbaglio, sull'aria più rarefatta, che dava, non dava più quel guadagno a girare con gli scarichi e soprattutto i motori potevano risentirne. Ma con il proseguo degli anni la difficoltà è che l'aria rarefatta, l'aria più densa, può essere comoda in un motore a combustione. Quando invece arriviamo con il motore elettrico, ecco, l'abbiamo visto con la Formula E, non cambia nulla, ad esempio, con le vetture solo elettriche. Quindi non, con il fatto magari che l'ERSA è sempre più una componente impattante, la parte ibrida della vettura è una componente sempre più impattante sulle vetture, non so nemmeno quest'anno se c'è una tale differenza rispetto agli non ho nemmeno provato molto, anzi zero, su questa pista, quindi non so se c'è una così totale differenza rispetto agli anni passati. Credo Raffo ne saprà molto di più, ecco, almeno a livello di feeling sulla guida. Ma con le nuove macchine, comunque, che hanno molta più trazione aerodinamica, passatemi il termine, sì, non cambia moltissimo andare con le ali un po' più scariche. Il rettilineo non ho notato tutta questa grande differenza, soprattutto con l'ala anteriore, che di solito che è quella che ti porta più o meno velocità. Mettere l'anteriore a 2 o 3 non faceva questa grande differenza. Intanto salutiamo tutta quanta la chat, vediamo che la griglia di partenza al momento è schierata, quindi andiamo intanto a vedere Giovi 1006 o 1006 che dice: Hiroshi al commento tocca fare una bella prestazione parte 2 come in America. Vediamo se gli metterai di nuovo pressione, ahimè purtroppo gliel'avevi messa ad Austin. Tutto però sommato, bene, però si era comportato bene. La safety car finale lo ha tradito. Ma guarda, vedendo poi la diretta indifferita in realtà su YouTube della Prime League, avevi tirato anche abbastanza cuffate lì, quindi però, io non so, Ernesto era il testimone. È un po' difficile. Quando mai? Non si è detto proprio niente in Prime. Io mi ricordo, stava parlando di me e poi a un certo punto arrivi tu e dici: lungo di Dierlong. Bellissimo. È stato fantasioso. Andiamo quindi in pista con il giro di pronostici. Anche sì, tanto che siamo tanti questa sera, io rimango super partes, partiamo da Raffo. Io dico Flaminio. Raffa? Zeta Promov. Ernesto? Non mi esprimo. Overboost. E quindi non ci sei, no. Dado Izzi.
Molto bene, è molto particolare che nessuno abbia citato i due contendenti al titolo, quindi vedremo cosa succederà. È fatta apposta. Esatto. Esattamente, vedremo cosa succederà alla fine di questo lunghissimo rettilineo che porta alla curva 1, molto larga, c'è la possibilità di vedere 2-3 vetture appaiate, quindi vedremo cosa potrà succedere, speriamo per le gare di tutti i piloti. Speriamo che tutti i piloti possano passare indenne almeno le prime tre curve per vedere una gara super avvincente come ci ha regalato molto spesso quest'anno la Pro League. Le vetture che si stanno posizionando, sta arrivando anche la Racing Point di Cartista e da questo momento potrà partire il Gran Premio del Messico. Le luci si stanno accendendo. Attenzione, partiti al momento con Mauro Gold che va subito a essere incalzato da Zeta Pro Mauro, che ha avuto uno scatto incredibile, va a prendere subito la scia il pilota della McLaren, anche da Dovizi al suo fianco, quindi vedremo se Mauro Gold riuscirà subito a riprendersi la prima posizione. Attenzione perché sono in tre con da Dovizi che tenta di sorpassare Zeta Pro Mauro e sono ingarrellati ruota a ruota tutti e due. Ce la fa il pilota della Red Bull, grandissima partenza per lui, scattato dalla terza casella, riesce a passare alle esterno e di trazione il pilota della Haas Zeta Pro Mauro. Attenzione, drago di evitato che prova subito all'esterno di Mauro Gold, avrà al momento la traiettoria che purtroppo non riesce a sfruttare. Birillo Dog intanto dietro, c'è un po' di parapiglia con Advance Apple che viene passato da Flaminio, anzi Advance Apple tentava un sorpasso su Flaminio, quindi molto molto avvincente al momento la partenza della Pro League e soprattutto mi pare che non ci sia stato nessun danno, se anche il buon Tracker Live Timing ce lo annota. Tutti indenni. Molto bene, molto bene. Vediamo intanto Zeta Pro Mauro ha ripassato da Dovizi e quindi si va a prendere la leadership al momento del Gran Premio del Messico con Drago Invitato subito dietro a Mauro Gold. Vedremo intanto cosa potrà succedere. Arriva al secondo giro con Zeta Pro Mauro che va subito a prendere la scena di da Dovizi. Vediamo se tenterà un attacco in curva 1 il pilota della McLaren, ancora un nulla di fatto per lui. Beh, Raffo, intanto cosa ci dici sulla partenza? È stato un grandissimo scatto di Dado Izzi che si era trovato dopo l'uscita di curva 3 in testa. Sì, un'ottima partenza di Dado Izzi e Zeta Pro Mauro, un po' meno brillante Mauro Gold, buono anche Drago Lievitato, ma partendo un po' più indietro, sì, la tripla scia, anche se qua non si sente molto. Una domanda che rivolgo a tutti, secondo voi voleva essere strategico con la sua partenza Mauro Gold, cioè sfruttare la scia e non darla agli altri, oppure è partito male sostanzialmente? No, credo sostanzialmente sia partito male. Glielo chiederemo, vedremo, glielo potremo chiedere dopo, non si sa. Quindi rimanete con noi per seguire i 71 giri sul circuito degli Hermanos Rodriguez con Zeta Pro Mauro che sta tentando in tutti i modi e fa segnare anche la migliore prestazione in 1.18.594. Sta tentando in tutti i modi di non concedere il DRS ai piloti che sono dietro. Flaminio su Mike Mai, quindi si va a prendere al momento una ipotetica top 5. Resiste il pilota della Mercedes. Buona la staccata di Flaminio. Che. Vediamo allora. Esce male Advance Apple, quindi non riesce l'attacco nei confronti del pilota Mercedes. Intanto attenzione là davanti, perché avevo visto al momento un secondo e 35 di distacco tra Zeta Pro Mauro e Dado Izzi, quindi se riesce a toglierli dalla zona DRS credo che abbia fatto veramente tanto tanto bene il pilota dell'As. Sì, sta spingendo parecchio, ha fatto fuori anche praticamente tutto l'Ars, c'ha la spia accesa. Ah, mannaggia. Vediamo, perché Dado Izzi al momento Dado Izzi al momento l'aveva portato al di sopra del secondo il suo distacco da Mauro Gold. Mauro Gold prontamente lo ha riabbassato.
E vediamo quindi cosa succederà. Altro grandissimo giro di Z Pro Mauro 1.18.578. Vediamo se si muoverà qualcosa. Forse là dietro, perché Mike Mai ha perso il DRS nei confronti di Flaminio e quindi viene sorpassato. Su Mike Mai. Sì, lo stavo commentando proprio in questo momento, signor Raffoidex. Dicevo, Advance Apple passa col DRS, il pilota della Mercedes che non aveva purtroppo a disposizione l'ala posteriore mobile. Attenzione, perché potrebbe venire attaccato anche da Perillo Dog, che si lancia. È molto molto corretto Mike Mai in questo momento ad aprire la traiettoria e a far passare Perillo Dog, che aveva fatto una buona staccata, però forse era arrivato un pochettino lungo, sì. Credo abbia aperto anche un po' per la sua sopravvivenza Mike Mai, perché è arrivato, cioè, un po' tanto lungo Perillo Dog. Non me ne vogliate, ma io una Red Bull che arriva lunga in quella curva me la ricordo dal 2018 in Prime League. Molto bene, mi ricordo anche i commenti di quell'esatto momento. Ma non ci sono 100 metri sulla sinistra. Un'altra persona che se la ricorda molto bene, sai chi è Longo? Sono io e Lopeschi, credo. Intanto da Dovizi 1.18.520 fa segnare la migliore prestazione il pilota della Red Bull, che adesso col DRS sta tirando il trenino dietro a Z Pro Mauro, con Flaminio che comunque tutto sommato sta tentando in tutti i modi di aggregarsi a questo quartetto al momento. Pochi millesimi lo separano dalla zona DRS. Un Flaminio che, come detto, nelle scorse gare, comunque da Russia, no, da Singapore in poi, ha sempre centrato una top 5, quindi molto molto a suo agio ultimamente con i setup, con il gioco soprattutto, quindi fa molto piacere vedere Flaminio lottare per questa top 5. Vediamo, se non intanto mi spicciano troppo, è buono anche il piazzamento di Kartistap, che è in zona di DRS con Alesi, è il primo dei piloti con la gomma media. Sono tre i piloti a essere partiti con la media: Kartista, Overpust e Marco Cano, mentre Alesi, che partiva fuori dalla top 10, ha optato per la rossa. Eh sì, molto bene per strategie che vedremo cosa ci proporranno questa sera. Intanto vediamo soprattutto se Z Pro Mauro riuscirà a difendersi adesso, perché sono molto vicini dietro. Da Dovizi a mezzo secondo e ha praticamente due zone di DRS a favore per tentare un eventuale attacco. Si avvicinano molto spaventosamente con questa ala posteriore mobile. Si fa solo vedere, e si fa anche vedere Mauro Gold nei confronti della Red Bull. Comunque sul principale c'è un drop di frame terribile, mamma. Mi scuso dalla lei, ma è la quarta volta che vedo un calo di frame mostruoso. Sì, è un problema del circuito, perché anche ma sarà cose tutto fissato per il Blu-ray di fine stagione. Iniziamo no, a pubblicizzare. Non posso creare frame. No, il frame non li posso creare. È io che volevo farti passare da una persona addetta al montaggio spettacolare. Mannaggia, mannaggia. Ma nemmeno Holly ti possono creare frame se non c'è il materiale. Dispiace, però se non c'è il materiale non c'è. Molto bene. Veniamo a noi, sesto giro di 71 previsti, stiamo arrivando alla fine di questa tornata con i piloti al momento che stanno entrando allo stadio. Ci concentriamo soprattutto sul quintetto, perché anche Flaminio è riuscito a rientrare. Un ritmo non brillantissimo comunque davanti, andiamo a vedere come chiude Z Pro Mauro rispetto ad Advance Apple, che anche lui sta rientrando sui primi 5, quindi un po' alla volta, forse anche l'usura della gomma. E che davanti magari da Dovizi non vuole diventare la testa di questo serpentone per ora di 5 piloti. Insomma, sta permettendo ad Advance Apple di rientrare nel misto. Poi nel guida, nel rettilineo, ha perso già 3 decimi, sono verso curva 1. Intanto Marco Ganu su Overboost passa prima della staccata di curva 1. E quindi si va a mettere in dodicesima posizione e a tentare di ricucire questo strappo che ha dato Kartista di 1 secondo e 8. Torniamo là davanti, ancora cristallizzate le posizioni. Perdono tantissimo nel dritto, nel guidato. Advance Apple sta salendo di gran carriera. 18 e 9 Z Pro Mauro l'ultima tornata, 18 e 7 invece Advance Apple.
Oh, Giovi, intanto no, arrivano i primi 3 secondi di penalità. È la pressione. Se l'è tirata da solo. Vediamo quindi come si evolveranno gli eventi qua davanti. E tutto sommato abbiamo anche i piloti con la media. Comunque il maggior distacco è 1 secondo e 8 che distanzia Overboost da Matteo Profilo. Quindi fa intanto Overboost perché Gunway Box. Non mi è segnalato nessun danno per lui. E tra l'altro cambio di strategia. Uno dei piloti con la media è a 9 secondi dalla vetta. Bellissimo, abbiate pazienza, ma è bellissimo tutto ciò perché vuol dire che al momento Cartista con la gomma media non sta perdendo poi così tanto, anche perché là davanti, come detto, il ritmo non è brillantissimo. Iniziano ad accusare, intanto 3 secondi per Matteo Profilo, iniziano ad accusare il deterioramento che su questa pista è molto molto elevato. Vanzeppolo davvero sul filo, grande il ritmo di Vanzeppolo per rientrare. Eh sì, si porta bene. Vediamo, quindi davvero bello il serpentone. Serpentone che adesso passa allo Snake. Attenzione, giochi di parole incredibili questa sera. E si appresta ad arrivare allo stadio. Tornantino per Z Pro Mauro. Penultima curva molto molto difficile, soprattutto andare ad attaccare il cordolo interno. Che è successo, Andrago? Stava facendo uno spin. Proprio nel momento in cui stavo dicendo che è difficile andare ad attaccare il cordolo interno lì, perché è probabile perdere il posteriore. Nulla si muove, tanto Advance Apple è arrivato nei confronti del quintetto di testa, che è diventato ormai un 7 piloti tutti nella zona DRS degli altri. Vedremo a questo punto se Mike mai riuscirà a ricucire e avere addirittura 10 piloti in 9 giri ancora tutti lì molto attaccati. Dicevo, dal primo all'ultimo sono tutti in 12 secondi comunque, cioè da Z Pro Mauro a Matteo Profilo, scusate, Marco Gano che si è fermato ovviamente dietro. Intanto ha dato 2 secondi se giro su Matteo Profilo. Sì, e ci dicono dalla chat, è arrivato il buon Talz, che è proprio ingegnere in AS, dicendo che stanno provando una strategia un po' diversa con Marco Ganu, che si è qualificato con l'intermedio, quindi ha 2 rosse in più credo rispetto a tutti gli altri, una sicuro, forse anche 2 nuove. Vedremo se pagherà questa strategia. Decimo giro di 71 previsti, sono ancora tutti cristallizzati dalla partenza, nessun danno, e questo mi fa piacere rimarcarlo in curva 1 con tutti molto molto attenti a rispettare gli spazi. Cartista sta perdendo un pochettino al momento, era 1 secondo e 9, adesso è sprofondato intanto 1:17.8 per Marco Ganu, che vediamo quanto tempo ci vuole per fare una sosta. Raffo, 22 secondi circa, dovrebbe recuperare 7 secondi ai piloti là davanti per almeno impensierirli e magari far sognare i tifosi AS. Beh, sicuramente al momento è davanti a Cartista, Overboost e Matteo. Eh sì, e anche a dargli anche mica mai. È lì vicino. Mamma, che scodata di Drago Lievitato. Box Birillo. Ai box, quindi Birillo Dog, il primo dei piloti di testa che va a effettuare la sosta a questo punto. Da Doizzi, che va ad attaccare Z Pro Mauro, forse una chiamata in casa Red Bull a questo punto. Birillo ha messo la media. Vediamo. Beh, gomma media credo che poi vada su gomma soft, su 2 gomme soft a questo punto Birillo Dog. Sì, così la smarca subito. Esatto.
vediamo quindi. Tanto Gano ha guadagnato, due secondi sui piloti di testa, eh? 27.8 al momento del distacco. Ah, ma volevo dire è uscito, cioè Birillo è uscito solo 3 secondi avanti a Marco Gano. Ha fatto un grande undercut al momento, pilota della Haas. Vediamo se entreranno tutti a questo punto. Vediamo, ecco che Birillo era l'ultimo della coda, quindi forse per Gano stare davanti a tutti è un po' ottimistico, però vediamo. Continuano tutti là davanti, almeno i primi 5, tranne Advance Apple, che va ai box anche lui. Ai box anche Giovi. Anche lui gomma media. Tutti gomma media al momento. Continuano a fare... quindi vedremo cosa potrà succedere. Innanzitutto se Birillo Dog riuscirà nell'undercut. E cosa farà il buon Marco Gano? Sono veramente curioso da quando il buon Talz ha spifferato che era una strategia, quindi... Birillo è uscito dietro da Advance Apple. Ed erano Birillo... attaccati, ecco, quando si è fermato Birillo. Quindi non è... Beh, ovviamente una gomma media, sì. È tanto difficile che ci possa essere un undercut abbastanza marcato, perché deve entrare in temperatura, anche se la gomma soft non è al meglio della sua condizione, però... Vedremo. Magari due giri già potrebbe costare abbastanza ai piloti là davanti. Considerato che Marco Gano ha la rossa. Sì. Gano è a 26 e mezzo dalla vetta. Vediamo, stanno passando adesso box ai Dado. Box Dado e lo seguono tutti tranne Drago Lievitato e Flaminio. Quindi vedremo. Vedremo, perché Drago al momento a pista libera e vediamo se potrebbe fare a questo punto un overcut nei confronti dei piloti. Rafa? No, c'era un po' di difficoltà con le telecamere. Ah, ok. Tanto Cartista in quarta posizione, ovviamente con gomma media, deve ancora effettuare la sosta il pilota della Racing Point, partito in 14esima posizione. E Mauro Gold, attenzione, Mauro Gold dietro ad Advance Apple e Birillo Dog. E invece davanti sono usciti Tado Izzi e Z Pro Mauro. E questo è un grandissimo colpo di scena. Ha perso due posizioni al momento Mauro Gold. No, Mauro era già dietro a Tado Izzi e Z Pro Mauro. Tado Izzi che ha messo Però Birillo Dog e Advance Apple gli sono passati davanti. Attenzione, Matteo Profilo va largo? Che succede? Credo un po'. Credo allora una Renault nel no, ma beh, non ci credo. Palese, non ci posso credere. Dispiace un sacco. Box Drago e Flaminio. Vediamo quindi là davanti cosa potrà succedere se Mauro Gold riuscirà a guadagnare nei confronti di Drago Lievitato e Flaminio. Dovrebbero uscire dietro Mauro Gold comunque, sono Dei piloti si sono fermati tutti media tranne Tado Izzi che ha optato per la rossa. Passa Tado Izzi, passa Mauro e passano Flaminio dietro. E Mauro Gold non lo so perché è arrivato adesso. E infatti Drago Lievitato è davanti a Birillo Dog e Advance Apple e quindi anche a Mauro Gold. C'è stato forse un problema. Sì, però forse ci sarà stato un problema ai box per la McLaren. Vediamo. Lui si era fermato insieme a una Red Bull ed una Haas. Sono proprio nel centro, quindi forse può darsi, magari c'è stata qualche difficoltà nel lasciare nel rilascio. Sì. Probabile, anche... quindi vediamo come si evolve. O anche magari che nel giro che ha fatto Drago da solo, che aveva pista libera, ovviamente senza disturbo aerodinamico, magari ha fatto comunque un overcut minimo, potrebbe averlo fatto. Vedremo quindi al momento. Dado Izzi sarebbe il virtuale leader quando si completerà. Dado Izzi soft? Sì, l'ha appena detto Raffa. Non l'avevo sentito, perdonatemi, non l'avevo sentito, quindi.
A questo punto non vorrei che facesse tre soste? Soft, soft, media soft? No. A tre soste quasi certo. Quasi tutti, credo. Sì. Ha solo cambiato l'ordine, esatto, delle gomme a questo punto. Vedremo, ci sono tanti risvolti in questo Gran Premio del Messico quando siamo al 15° giro. Dei 71 previsti. Da Dovizi arriva al momento dietro nel colore della Williams di Overboost. Vediamo se Alesi sta allungando il suo stint su gomma soft. Giacomo ci ha appena detto che adesso c'è la finestra di che avevamo montato la media in partenza. Vedremo quindi se Alesi intanto si fa vedere quando si sta arrivando nello stadio il pilota della Red Bull. Intanto 3 secondi per Mike Mai. Arriva adesso l'ultima curva, ne ha tantissimo in trazione ovviamente in più con questa gomma soft. Molto molto vicino e va a sverniciarlo addirittura. Intanto ai box Alesi. Da Dovizi passa Overboost e si mette in seconda posizione. Deve cercare il più possibile di guadagnare terreno nei confronti degli altri che negli ultimi due stint useranno gomma soft, mentre lui dovrà per forza di cose montare la gomma media. Tanto dietro continua il trenino con Mauro Gold che si fa vedere nei confronti di Advance Apple, ma purtroppo Advance, avendo il DRS dei piloti davanti e la scia, le posizioni sono abbastanza statiche al momento. Sì, Mauro deve sperare in un errore di Advance Apple e di Bilino, che ora come ora è abbastanza possibile passarli. Vedremo quindi. Birillo 3 secondi. Ecco, complimenti Raffo, fai intanto 3 secondi per Birillo. Stando per Raffo succede questo. Ah, io, ma non ho detto nulla. E niente Raffa, sei bersagliato ovunque. Intanto da Dovizi fa segnare la miglior prestazione in 1:17.515. Mauro su over, facile sul dritto, ovviamente over ancora non si è fermato. Eh sì, sta arrivando tutto il gruppone là con Drago Liubitato che stava riuscendo a portare al di fuori del DRS sia il gruppetto che ha dietro, ovvero Birillo, Advance Apple, Mauro Gold e Flaminio. Cartista al momento al comando con 16 giri di gomma media, un gran passo per il pilota della Racing Point. Vedremo cosa potrà fare, se riuscirà a resistere almeno 2 o 3 giri nei confronti di Dado Izzi. Questa potrebbe essere una piccola speranza per Mauro Gold, perché magari Overboost fa un po' da tappa, diciamo, e fa riaccodare bene il gruppo. Vediamo, perché Drago Lievitato non è del tuo stesso avviso. Contatto tra Overboost e Drago Lievitato, che ha tentato di attaccarlo in un punto, diciamo, insolito, come la curva dello stadio. Overboost ai box. A questo punto vediamo, perché dietro a Drago Lievitato al momento ci sono sia Birillo Dog che Advance Apple che lo puntano, sono tutti e due molto vicini. Si fa al centro della pista il pilota dell'Alfa Tauri, ma Birillo Dog al momento riesce a passarlo. Vediamo Advance Apple, si fa tutto sulla destra e non riesce a passare il pilota della Ferrari. Questa battaglia fa assolutamente scappare i due là davanti, ovvero Dado Izzi e Z Pro Mauro. Mauro Gold credo che sia quello che voglia al momento, che riescano a battagliare, a tarpare le ali al suo diretto rivale. Poteva andargli molto peggio, a Drago. Assolutamente. Con l'effetto pendolo si innesca un testa coda. Non ha danneggiato nulla né lui né Overboost, quindi un semplice contatto di gara. Dubito ci saranno penalità eventualmente nel post gara. E poteva andare molto peggio anche nella situazione di Flaminio! 3 secondi anche per il pilota della Williams. Attenzione, Dado Izzi attaccato. Dado Izzi
su cartista. Ultima curva per loro, sarà abbastanza semplice il sorpasso del pilota Red Bull, ovvero sul lungo rettilineo principale, addirittura prima dell'attivazione del DRS. Scarta sulla destra il pilota della Racing Point e passa tutto sommato comunque un distacco contenuto, eh. Drago nei confronti di Birillo Dog, c'è il sorpasso del pilota dell'Alfa Tauri, vedremo se a questo punto potrà essere contrattaccato dal pilota della Red Bull. Altra zona di RS, è uscito molto molto bene Drago Lievitato, che dopo lo spauracchio vissuto il giro precedente si va a riprendere la quarta posizione. Al momento 2 secondi e 9 lo distanziano da Z Pro Mauro. Dicevo, tutto sommato 5 secondi grosso modo il distacco tra Z Pro Mauro e Dado Izzi, non è tantissimo, ecco, vedremo poi con l'incrocio delle strategie, però mi aspettavo un 3 secondi Mauro Gold, 3 secondi Mauro Gold, questo potrebbe essere un punto cruciale per la lotta al titolo. E certo, in Messico le penalità diciamo che non tardano ad arrivare, però mettiamoci anche che è difficile con l'aria sporca nello Snake essere molto precisi, però intanto purtroppo ha preso 3 secondi e credo che debba iniziare a fare le sue Si è tolto un peso non da poco, perché aveva preso 2 avvisi consecutivamente nel giro 6 e nel giro 7 e poi questo nel 19, quindi magari con il carico di carburante inizio gara può capitare di prendere quegli avvisi. Adesso almeno alla Smokeman, alla Smokeman giovedì scorso, ma è un po' tutti, ecco, l'abbiamo visto un sacco di volte di piloti prendere tanti avvisi a inizio gara con una vettura soprattutto al 100, alla distanza di gara al 100%, una vettura scorbutica pesante, quindi nello snake è davvero facile, se si è tutti in scia, andare larghi, perdere tempo, però prendere avvisi. Più che altro è molto semplice prendere avvisi quando fai lo switch da una gomma all'altra. Anche perché con la gomma soft nuova, quando dai lo stesso angolo di sterzata giri 20-30 metri più a destra barra più a sinistra, e grosso modo quando fai quelle traiettorie con la gomma soft, poi quando ti ritrovi lo switch della gomma media non sai più come prenderle, diciamo, quindi è abbastanza difficile anche sotto questo punto di vista. Il Gran Premio del Messico, credo che Mauro Gold debba iniziare a trovare un modo per almeno passare sia Advance che Birillo e poi giocarsela con Drago e tentare il più possibile di dargli almeno 3 secondi. Per chi? Di dargli 3 secondi. Ah, okay. Era 3 secondi, pensavo non fossero arrivati. No, perché ho visto una cosa, però va bene. Ad essere molto buoni, Dado Izzi bravissimo, 21 giri, nemmeno un avviso. Ad essere un po' cattivi, giro 19, disastro per Cartista, perché ha preso 2 avvisi solo in un giro. Era stato bravissimo, per il resto ne ha presi 2 solo nel 19esimo. Ha preso entrambi allo snake. Magari inizia a scivolare un po' questa gomma media. E quindi... Birillo Dog, 3 secondi... Oh mamma! 3 secondi per Birillo Dog. Sei, e fanno 6, sì. Quindi non gli deve dare solo 3, ma 6 adesso. No, io prima parlavo di Mauro Gold, non parlavo di Birillo. Cioè, io avevo detto che Mauro Gold deve cercare in tutti i modi di passare i due piloti che ha davanti e poi giocarsela con Drago. Dai, che è lunghissima, e questa penalità secondo me rende ancora più divertente la gara per le Red Bull, poiché farebbe comodo un po' di lotta per permettere a Dado Izzi di scappare, insomma, puntare almeno su un cavallo, visto che Dado Izzi lì davanti sta scappando. Birillo ha l'eventuale possibilità di battagliare con Drago Lievitato, però è prestissimo, la gara è facile che venga neutralizzata, poiché i muretti sono molto vicini, quindi la cosa migliore in effetti in questa fase è stare calmi dietro, non tagliare, alzare il piede se si taglia nelle prime 3 curve, quindi vediamo. Quindi 22 giri compiuti al momento.
con Z Pro Mauro che sta arrivando nei confronti di Cartista, e comunque tutto sommato Cartista sta avendo ancora un grandissimo passo, perché non è così facile, cioè Z Pro Mauro non l'ha avuta così facile ad andare a riprendere il buon pilota della Racing Point. Assolutamente sì, il best di Cartista è stato 19-2 al terzo giro in scia, poiché era scia dalle sei con il DRS, e poi tutto quanti i giri ogni tanto sul 20-0-21, ma tutte le altre tornate 19-7-19-6-19-9, quindi molto costante. E subito, appena ho detto che gli veniva difficile, ha preso 9 decimi in due settori, quindi vediamo Z Pro Mauro quando almeno un giro lo fa ancora dietro a Cartista. Deve subito sbrogliare questa matassa, perché dietro tutto sommato Drago Lievitato sta ricucendo e si sta portando dietro tutti gli altri, quindi un'eventuale lotta per la seconda posizione potrebbe avvantaggiare ancora di più da Doizzi, e ci sarà da divertirsi quando mancano meno di 50 giri, scusate. Mauro intanto ha preso già un altro avvertimento in uscita dallo snake. Flaminio intanto sta uscendo dalla zona di RS. Sta provando a rientrare. Eh sì. Ah, perché era già uscito, non l'avevo visto. Pensavo fosse ancora compatto il gruppo. Intanto Giovi? E mica mai, attenzione, perché è andato lungo. Al momento non sembra aver rotto nulla. No, vabbè, ma cosa sono questi 10 secondi, ragazzi? Scusa. Ma vabbè. Comunque, torniamo in pista con Z Pro Mauro, che è arrivato nel codone della Racing Point. Lo mette nel mirino con Drago, che è un secondo e mezzo. Gano ai box. E vediamo, gli ha recuperato tantissimo il trenino là dietro. Altra rossa. Credo che adesso metterà solo rosse a sto punto. Mica mai si è ritirato ai box? Sì. Ok, quindi non ci sarà una eventuale virtual o safety car. Con Dado Izzi che ha 8 secondi di vantaggio nei confronti di Z Pro Mauro. E ricordiamo che Dado Izzi però è partito con gomma soft per rimontare un'altra gomma soft, quindi dovrà per forza smarcare la gomma. Attenzione, bandiera gialla del T1? Sempre, mannaggia. Cerca un varco, sì, per parcheggiare. Comunque. Indigesta sta pista per mica mai, ieri sera ritiro, stasera ritiro. Vediamo quindi, perché Mauro gode a un secondo e uno nei confronti del trenino davanti. Ha perso il DRS, questo tanto tre secondi anche per altri tre secondi per Giovi. Cosa ho visto? Drago nei confronti di Cartista. C'è bandiera gialla, però mi sa non glielo fa superare. Non lo so, perché è stato molto titubante Drago in questo sorpasso. Vediamo, quindi al momento lo vedo procedere, quindi meglio così. Dovrebbero aver avuto un po' di buon senso i Marshall della Codemaster. Birillo Dog va a sorpassare Cartista con una staccata degna di nota, come aveva fatto sul pilota della Mercedes, purtroppo ritirato mica mai. Io ogni volta che Birillo fa quella staccata mi vedo sempre la Prime. C'è più da fare. E niente. Sento quelle voci. Tanto Drago si sta incaricando di tentare di andare a riprendere il pilota della Haas attualmente in seconda posizione, ovvero Z Pro Mauro. Un secondo e mezzo tra di loro. Cartista ha perso al momento il DRS e ha fatto sì che Mauro Gold riuscisse a rientrarci. Quindi dovrebbero passarlo tutti e due, sia Advance Apple che Mauro Gold, per il più presto possibile, per andare poi a riprendere il trenino là davanti. Advance Apple va adesso nei confronti del pilota della Racing Point. Vediamo se ce la fa anche Mauro Gold. No, rimane dietro. Quindi vediamo se utilizzerà la seconda zona di RS. Esce anche molto più forte, ovviamente, gomme
più fresche per il pilota della McLaren. Certo è che è più vediamo se ce la fa. Non tenta la staccata il pilota McLaren, quindi rimane ancora dietro a Cartista. Questo potrebbe essere un fattore decisivo anche, perché se lo ritroverà nello Snake, il punto più guidato, e Cartista ovviamente con 25 giri di gomma media sarà molto molto più lento. Ha già preso un secondo e uno a Duan Seppel nei suoi confronti. Intanto per rispondere a Cittoman 9631, se Cartista stesse provando una sola sosta, non credo che il gioco glielo permetta. Credo che sia abbastanza impossibile fare 50 giri di gomma media. Non credo che ce la farebbe neanche con la gomma hard su questo circuito. No, oddio, con la gomma hard ce la fa, solo che fa un po' schifo come gomma. Intanto Mauro Gold passa Cartista. Ancora prima della staccata di curva 1. E si mette alla caccia dei piloti là davanti. Ovvero Duan Seppel, Birillo Dog e Drago Lievitato, che sta ricucendo da dio su Z Pro Mauro, perché è un secondo e uno al momento. Luca alla Flaminio. Flaminio staccatona in uscita di curva 4. Passa il pilota della Racing Point, che credo debba andare ai box al momento, perché sennò sprofonderà sempre di più. È vero che adesso per trovare il pilota che gli sta dietro, intanto attenzione, errore di Duan Seppel che va per Prati, purtroppo nello Snake. Stava facendo una bella gara il pilota della Ferrari, gran peccato. Vediamo se riuscirà in qualche modo a ritirarla su, perché tutto sommato non ha perso tantissimo. Però al momento Mauro Gold si ritrova un buco di 3 secondi da colmare nei confronti di Birillo, che è attaccato al codone di Drago Lievitato, che è andato a riprendere, infatti ha la posteriore mobile abilitata sulla sua Alfa Tauri, è andato a riprendere Z Pro Mauro. Comunque questo giro da Dovizia ha guadagnato solo un decimo e mezzo su Z Pro Mauro. La soft hanno percorso 9-10 giri, 11 giri i primi piloti che sono partiti con la gomma soft. 11-12 credo che con lo scarico di carburante che si ha nel secondo stint, magari un giro in più, due giri in più riesci a farlo. Vedremo se rientrerà in questo nel prossimo giro il pilota della Red Bull là davanti, e soprattutto dove uscirà. Credo tra Duan Seppel e Overboost a questo punto. Sta percorrendo ora l'ultima curva da Dovizi. E vai box il pilota della Red Bull. 17 secondi su Duan Seppel, 27 su Overboost. Quindi sì, tra Advance e Over. E mette gomma media. Gomma media per Dado Izzi, quindi smarca anche lui, completa la strategia. E ci sarà quindi a questo punto un'ulteriore sosta per montare gomma rossa nel finale. Duan Seppel intanto passa a Cartista e si riporta in sesta posizione. Là davanti Mauro Gold ha perso due decimini nei confronti del terzetto di testa. Attualmente non passerebbe neanche davanti a Birillo, perché gli mancherebbero 4 decimi. Ricordiamo che Birillo doga 6 secondi di penalità, 3 secondi per Mauro Gold e Flaminio. A questo punto, per onore di cronaca, gli diciamo tutti e Z Pro Mauro! Z Pro Mauro, 3 secondi di penalità anche per lui. Questo è un grandissimo colpo di scena, perché l'unico là davanti che non ha penalità è Drago Lievitato, e sta facendo un garone sotto questo. Ovviamente Dado Izzi, che lo vedete ottavo al momento, ma ha appena effettuato la seconda sosta, è andato su una strategia diversa, il pilota della Red Bull. Sta arrivando nei confronti del gruppone. E
Vediamo se si smuove qualcosa. Ma io credo che Dragoglio evitato al momento convenga che rimanga dietro a Z Pro Mauro a questo punto, perché anche lui ha 3 secondi. E soprattutto là dietro Mauro Gold fa tanta fatica a tentare di ricucire il distacco, perché i piloti hanno per 3 volte la zona di RS. Quindi sono sugli stessi tempi, tra l'altro. Sempre così. In realtà se Drago vuole vincere deve sorpassare subito Z Pro Mauro e fare il suo ritmo per non far rientrare da Dovizio. Io credo, almeno nella testa di Drago, che ci sia almeno l'obiettivo sia arrivare davanti costantemente a Mauro Gold, e poi ovviamente la vittoria non si disdegna, però da Dovizio credo che con questa furbata della doppia soft all'inizio ha già recuperato il gruppone, quindi non lo so come se la caveranno. Poi ti segnalo che Drago con la gommomedia era l'unico a girare sul 18, un 18 alto, 18,9, 18,950, però era l'unico, tutti gli altri 19,2, 19,3, quindi fossi in Drago proverei a passare, ma per portarsi dietro anche Z Pro Mauro per il Dog, aumentare un po' il ritmo, perché hanno perso 4 decimi su Mauro Gold. Vediamo, ha chiuso il DRS. Sì, addirittura. Da Dovizio intanto passa Cartista, che è andato ai box. Ai box il pilota della Racing Point. 30 giri su questa gomma media. E monta ovviamente gomma soft. Doppia soft, 20 giri a gomma. E non lo so se a questo punto potrebbe farcela, perché mancano 40 giri al termine. Comunque 14-15 giri con lo scarico di carburante lo fa. Magari ci proverà il pilota della Racing Point a fare una sosta in meno. Tanto avevo visto prima, addirittura prima dell'ultima curva, un Mauro Gold che era a 2 secondi e 6, e ovviamente poi con la doppia zona di RS ha perso ancora un pochettino. 2.8, mannaggia, recupera tantissimo nell'ultimo settore Mauro. È un peccato a questo punto. Si riperde tutte le trine per via del DRS. Eh sì. Vediamo quindi. DRS, Drago di nuovo giusto il DRS. Magari. Qua ci prova, se esce bene ci prova. Vediamo. Esce malino. Ma secondo me se non ci prova in curva 1 non ci prova poi nella seconda zona di RS, cioè avrebbe il margine per sopravanzare Z Pro Mauro e non perdere tantissimo nei confronti di Mauro Gold. Invece in curva 4 già sarebbe più facile dare un po' di respiro al suo rivale. Vediamo quindi come si evolverà la situazione, perché stiamo vedendo attualmente un grandissimo Gran Premio con diverse strategie messe in campo dai piloti, e tutto questo aumenta l'incertezza, aumenta il brivido nel finale. Chi la spunterà? Drago si avvicina tanto prima delle S, poi alle S perde tutto praticamente. Drago Lievitato che segue con Flaminio ai box. Flaminio ai box a questo punto potrebbe farà sicuramente due soste. È il primo, vediamo se funziona. A questo punto credo che funzioni abbastanza l'undercut, se soprattutto uscirà con pista libera. E Cartista è lì? Sì, è con il gruppo, Cartista, cioè Flaminio è la coda del gruppo, però il gruppo è tutto lì, quindi Cartista non ha ancora preso penalità, mi ha preso quei due avvisi in un giro, poi è stato molto bravo, molto lucido, finora per lui. Come dicevo prima, un incredibile aggrovigliarsi di strategie stanno portando magari a seguire un grandissimo finale di Gran Premio, perché attualmente tutti
sono ancora in gioco per vincerla, ovviamente, tranne purtroppo lo sfortunato Matteo Profilo. 2-8 intanto il distacco là davanti, 2-7. Drago box. Drago invitato ai box, vediamo se lo segue qualcuno o no. Mauro Gold continua. Birillo. Forse arriveranno un po' lì. Birillo Dog. Però la chiamata di Flaminio ha un po' smosso tutto il gruppo. Ok, che se lo fa Gartista va bene. Aveva fatto, non si era ancora fermato, quindi. Tanto perché. Ah no, ok. Drago era fermo, lo stavo imparicando. Entrambi sulla rossa. Quindi ciò smuove un po' le carte. Gano. Vedremo chi sarà più bravo con il consumo della gomma. Gano al momento in top 5 sarebbe fantasioso, bellissimo. Con la strategia che sta tentando di provare. Allora, attualmente Drago Invitato è a 21 secondi dalla vetta. Quindi potrebbe tentare un grandissimo undercut. Ed ha anche trovato il DRS del suo compagno di scuderia, Giovi, che si fa da parte. Quindi switch in casa Alfa Tauri. E vedremo a questo punto se questa strategia pagherà. Soprattutto vediamo se a questo punto Mauro Gold tenterà di allungare magari. Intanto Gano purtroppo ha 3 secondi di penalità. Vediamo se Mauro Gold proverà qualcosa di diverso a questo punto. Soprattutto guardando, i 30 giri che ha fatto Cartista. E infatti continua Mauro Gold. Z Pro Mauro Box, continua Mauro Gold. Birillo ovviamente con gomma soft nuova, passa agilmente l'altro pilota Alfa Tauri. Allora dovrebbe fare ancora Mauro, è dietro anche Birillo. Attenzione, questo è un grosso colpo di scena. È un grosso colpo di scena. Birillo Dog passa davanti a Z Pro Mauro. Dovizzi passa ad Van Seppel. Io non so, a questo punto Mauro perderebbe, addirittura potrebbe uscire dietro a Cartista. O ha qualcosa in mente, magari fare una sosta in meno, oppure non ne ho idea di cosa. A questo punto credo sia l'unica, perché perderebbe veramente tanto. Ora, 30 giri infatti con una gomma media usata da inizio gara da Cartista, magari si potrebbero fare 34-35 giri, il che vuol dire coprire quella sosta. Sì. Altri 10 giri se li fa magari, così mette una rossa, una sola rossa, e poi è tirato comunque. Intanto Drago Invitato fa segnare la miglior prestazione in 1:16.617. Attualmente il distacco tra Mauro Gold e Drago sono 12 secondi e 9. E invece vediamo un po' cosa succede. Attenzione a Drago su Marco Gano, vicinissimo. E non riesce a passare il pilota Alfa Tauri su Marco Gano, che credo che inizia a giocare un pochettino di squadra per far tanto Z Pro Mauro altri 3 secondi. E mannaggia, però veramente a questo punto mi unisco a Teraffa, non si può parlare. Ma è difficile, lo vedi, cioè uno dice diritto di cronaca, non ti senti in colpa, perché dici potrebbe aiutare, se dopo Mauro rientra, Mauro prende 3 secondi. La grande gufata. E sono 6 secondi. Attenzione, perché Drago Invitato ci prova di nuovo dove prima aveva vissuto un pochettino di terrore con quel contatto con Overboost. Si ha perso un secondo e due su Birillo. Ma credo che qui passerà agilmente e vedremo a questo punto. Ai box Giovi. Mauro Gold continua. Mauro su Birillo. Mauro, se azzecca questa strategia, ottima chiamata in casa McLaren comunque. Vedremo come finirà, ma oddio, è vero che con questa gomma soft dovrebbero arrivare su di lui, però
vedremo a questo punto. Beh, 11 secondi in 10, cioè gli vogliamo dare di vita alla gomma, visto che Gano adesso sta iniziando a soffrire dopo 12 tornate. Sì, è fattibile, arriveranno su di lui, però tutto sommato avrà recuperato una sosta. Sì. E sarebbe un grossissimo colpo di scena. Vediamo, è molto intrigante questo Gran Premio del Messico, quando siamo arrivati già oltre la metà gara. Advan Seppel intanto 3 secondi anche per lui. Il distacco tra Mauro e un'altra cosa, Mauro Gold potrebbe farsi trainare da Dovizi. Marco Ganu box. Marco Ganu ai box e credo monterà un'altra soft. Eh sì. Ma ne penso sì, che ne monterà ancora un'altra dopo. Eh sì. Vediamo quante soste ha fatto. Questa è la terza. Mannaggia, 4 soste quindi dovrà fare il pilota della Haas. Vedremo se pagherà questa strategia per lui alla Schumacher nel Gran Premio d'Austria. Tanto 2.7, non recupera tantissimo da Dovizi, quindi vediamo come si difenderà il pilota della McLaren, attualmente al secondo posto della classifica piloti. L'ultimo giro di Mauro Gold 19.0, l'ultimo giro di Drago Levitato 17.0. Quanto sta girando da Dovizi, giusto per curiosità? 18.7 l'ultimo giro. Mannaggia. Quindi stanno recuperando molto di più di quello che ha guadagnato da Dovizi l'altro. Beh, credo sia abbastanza normale, perché da Dovizi ha comunque gomma media su 9 giri fatti, e con questa gomma soft montata da 3-4 giri per Drago Levitato Z Pro Mauro. Sì, ma quello che dico prima, da Dovizi gomme invertite non ha fatto la stessa differenza di questa nuova. Ah, quello sì, quello sì, è vero. Tanto Z Pro Mauro 1.16.5 va a rubare il giro più veloce della gara al momento al pilota che ha davanti, con Z Pro Mauro che si sta portando con sé Birillo Dog. Tutti e due questi piloti nominati hanno 6 secondi di penalità. Drago Levitato ancora senza penalità come da Dovizi, e ad Avvisi come siamo messi? Ne ha 2 al giro 2 e 17 Drago Levitato. E Dado? 1. Molto molto puliti tutti e due comunque ancora. 2 secondi e 1 il distacco tra Dado e Mauro Gold. Overboost intanto altri 3 secondi per il pilota della Williams, che viene incalzato da Marco Ganu. Box per Alesi. Box per Alesi, e vediamo cosa monterà. Gomma rossa, quindi anche lui andrà sulle 3 soste. Credevo che allungando questa il primo stint di Alesi, credevo che volesse puntare a 2 soste, invece anche lui si standardizza. Ah, vedendo l'usura è veramente difficile. Vediamo, siamo arrivati a 31 giri alla fine. Ricordi, no, dico, non mi ricordo. Salesi ha messo la media, sì, l'ha messo per 8 giri. Quindi lui penso andrà su 4 soste. Cioè, io non so quanti di quelli che ci stanno seguendo abbiano visto il Tag Team Series di Gran Turismo, ma era un po' quello che si faceva con le gomme dure in quel gioco, quindi... Sì, togli il prima possibile. La gomma media ripudiata nei confronti di una soft che ne ha veramente tanto di più. Ah, però lì le soste duravano 6 secondi, sì e no, quindi... Esatto. Vediamo, un secondo e mezzo tra Dadoizio e Mauro Gold, e Drago Levitato si è portato a 3 secondi e 6.
nei confronti del attuale leader del Gran Premio. Scusate. Si figuri, ci mancherebbe. Gano, Gano su Overboost. Gano su Overboost, ancora prima di curva 1 passa il pilota della Haas, che deve far fruttare queste gomme e tentare di risalire il più possibile. È vero è che davanti comunque tutto sommato Advance Apple che ha 3 giri su questa gomma soft, e gli altri sì, hanno 2 o 3 giri in più di Marco Gano. Vedremo cosa potrà fare alla fine il pilota della Haas. Lui che in un fatto abbastanza insolito l'abbiamo visto qualificarsi con la gomma intermedia. Giovi intanto 3 secondi. Intanto potevi sono anche dirlo che riscattavi un bevete. Buon raffo. Intanto ai box Mauro Gold. Ai box Mauro Gold. Media? Gomma sì. Media per lui. E quindi è un grossissimo colpo di scena. Trova la sosta in meno ed era l'unica soluzione. Sì. Assolutamente la media, la soft non ci sarebbe arrivata. Vedremo anche se pagherà. Intanto Gano 16 e 184. Vedremo se pagherà, perché effettivamente Dado Izzi non credo che voglia dare così facilmente la posizione a Drago Lievitato, anche perché dietro c'è il suo compagno di squadra Birillo Dog, quindi potrebbe succedere di tutto qua davanti. Finale col brivido di questo terz'ultimo Gran Premio del campionato della Pro League. 5 soli punti che separano Drago Lievitato a Mauro. Drago è arrivato adesso nei confronti di Dado Izzi. Vediamo come uscirà. Sicuramente avrà più trazione, potrà sfruttare la gomma soft in uscita. Ha trazionato invece fortissimo Dado Izzi. Vediamo se basterà a tentare una difesa nei confronti di Drago Lievitato. Due cugine in battaglia, Red Bull e Alfa Tauri. Si fa vedere Drago Lievitato che non tenta più di tanto l'attacco. Tanto Mauro Gold è finito in ottava posizione con discreta pista libera davanti a lui. Vediamo se Drago Lievitato tenterà qui l'attacco in fondo. Staccata in curva 4. A farsi vedere così rischia di andare a tamponare la Red Bull davanti, e così facendo dietro di lui si stanno ricompattando tutti. È vero che hanno penalità, ma potrebbe giovare alla strategia di Mauro Gold, che lì davanti si iniziano a dare abbastanza fastidio. Andiamo a vedere il distacco attualmente tra Mauro Gold e Dado Izzi. Sono 19 secondi e 7. E dovrebbe guadagnare almeno ancora una decina di secondi per tentare di fare... intanto disconnessione per Matteo Profilo. Vediamo, perché si ritorna davanti. Questa volta Drago Lievitato è arrivato molto molto vicino, e infatti passa ancora prima della staccata di curva 1. Attenzione, perché Dado Izzi prende la scia di Drago Lievitato. Vediamo se Z Pro Mauro all'interno di Dado Izzi passa anche Z Pro Mauro. E quindi attenzione, perché Z Pro Mauro è ritornato sotto a Drago Lievitato. Advance Apple anche su cartista in staccata di curva 1. Dicevo, Z Pro Mauro è tornato sotto a Drago Lievitato con la stessa strategia, stesse gomme, e vedremo a questo punto. Credo che Drago Lievitato, se riceva un attacco da parte di Z Pro Mauro, credo che gli convenga farlo passare, anche forte del fatto che ha 6 secondi di penalità a questo punto l'AS. Ragazzi, sono solo? Sì. No, perfetto. Stavo invitando Matteo in stanza. Ah, ok. Un attimo di solitudine in quel di Città del Messico, scusate. 19-2 Mauro Gold dalla vetta. Settimana prossima dovreste soffrire di saudaci. Mannaggia. Perché saremo in quel del Brasile. Ma non c'era la pausa? No.
Atterriamo fino alla fine così? Bellissimo, spettacolare. Intanto Giovi 3 secondi di penalità. Adesso 12. E Birillo Dog switch in casa di Red Bull. In casa Red Bull. Sono 15 per Giovi in realtà. 15 secondi di penalità. E 6, 21. Perché 6, 21? Perché ne prenderà minimo altri 6. Ah, poi, ok, attenzione, mannaggia, io che tentavo di nascondere la situazione, invece niente. E se questa è l'andazzo? Toto penalità. Wow, questa gran sovrasterzo riuscita dalla 3. Per le penalità, 19 secondi per Matteo Profilo, ma 10 secondi assolutamente rimovibili. 15 per Joe invece tutti i primi della pista. 6 per Zeta Pro Mauro, Birillo Dog ed Overboost. 3 per Marco Gano, Mauro Gold, Advance Apple e Flaminio. Intanto Mauro Gold 18 e 9 ha portato il suo distacco nei confronti della testa della corsa. Sta guadagnando comunque qualcosa. Sta guadagnando e credo che guadagnerà sempre di più da adesso in poi, perché la soft inizierà sicuramente a calare e vedremo cosa faranno soprattutto Drago Lievitato e Zeta Pro Mauro, i primi tre là davanti, anche Birillo Dog, che sono rientrati abbastanza presto nel terzo stint. E ancora 25 giri alla fine, quindi almeno altri 5 giri, credo anche 7 per la verità, in modo da fare di 17 e 18 con questa gomma soft per Drago. Mai credo che ci sarà un gran premio così incerto nella storia della Pro League, con addirittura mi permetto di dire 5 piloti che si stanno giocando la possibile vittoria, al netto comunque delle penalità, perché sono tutti lì vicini là davanti, con il solo Dado Izzi che comunque ha gomma media, quindi abbastanza normale che si sia distaccato dal terzetto qua davanti. E attenzione, perché qua Drago Lievitato ha il DRS offritogli da Matteo Profilo, che è un doppiato. Stavamo dicendo fantasma di Matteo Profilo, credo. Oppure sì. Perché prima si parlava, no, off live, di chi e che cosa succederà sulle strade del Messico per i doppiati. Non è una novità per me vedere un areno così, con tutto il bene. È un bacione che mando a Paolone. Ci fu anche un discreto incrocio di traiettorie a Singapore, molto molto bello e molto folcloristico. Vediamo, 18 e 8, Ha appena aggiunto un messaggio di Matteo Profilo. Davvero particolare la cosa. Non gli compare l'icona del plus. Quindi ci si mette anche la Sony, purtroppo, per Matteo Profilo, a non potergli far concludere la gara. Overboost intanto altri 3 secondi. Dimmi, c'è un problema, la compriamo la PlayStation 5. Insomma, Sony in ogni modo ci sta facendo capire di passare PlayStation 5. Se solo la vendessero, esatto. Perché non c'è ma che la producessero almeno. Io, se non mi sbaglio, c'è stato un conguaglio di PlayStation 5, credo il mese scorso, ma sono finite tipo dopo almeno 2 ore. Almeno per quanto riguarda la Media World, avevo visto che l'avevano rimpinguato le casse della Media World e poi dopo 2 ore avevano tolto più la disponibilità della PlayStation 5, quindi speriamo che possa arrivare presto e soprattutto prima dell'inizio della prossima stagione. Stanno provando. Sì? C'è stata anche settimana scorsa, no, una o due settimane fa, GameStop, anche lì è durato un paio di minuti. Sì, anche vari GameStop con le prenotazioni, con il fatto che ti puoi prenotare ancora prima che arriva e poi ti arriva una mail e vieni ricontattato, insomma, in qualche modo, soprattutto per evitare
gli sciacalli, ecco. No, insomma, chi l'acquista 3-4 le rivende a 6-700 euro, insomma, di prezzo maggiorate, e un po' alla volta ci stanno provando. Però leggevo che una delle difficoltà è che mancano essenzialmente componenti, e sono tra l'altro componenti che costano pochissimi dollari, però siccome vengono utilizzati anche in altri apparecchi elettronici, stando tutti a casa c'è un'estrema domanda, e quindi semplicemente mancano i componenti, e a queste ditte che le producono costerebbe troppo il cambiare metodo di produzione per quanti anni durerà ancora, speriamo pochi, tutto quanto per insomma produrre più di questi componenti e poi ritrovarsi con avendo fatto questa spesa ma poi non un guadagno a lungo termine. Quindi la situazione è un po' di attesa essenzialmente. Io spero per il Natale, ecco, Natale 2021, che se uno vuole uscire di casa e comprare la PlayStation 5 può farlo, sia perché si può per zona rossa eccetera, sia perché ce n'è disponibilità in Fortuna. magazzino. Fortuna che hai specificato l'anno. Sì, e più che altro serve anche i giochi anche per giocare. No, in effetti il problema principale di PlayStation 5 non è tanto dovuto a situazioni di pandemia, quindi scarsa produzione per quello, ma perché mancano i componenti. Ed è un grosso, purtroppo è vero quello che diceva Raffa sulle componentistiche. Purtroppo questa pandemia ci ha fatto veramente tanto male all'animo, ma non a noi di Fit, perché siamo stati veramente con voi e abbiamo cercato di mitigare tutto questo, offrendovi questo spettacolo che attualmente vede al 50° giro del Gran Premio del Messico, un Gran Premio spettacolare fino adesso e incerto. Ma io, domenica Questo c'è stato le collegamento ti Brix. meriti. Grazie, grazie mille. Me lo sono studiato a puntino perché sono stato un po' zitto. Mamma mia. Domenica c'è stato le Brix a Roma, coperto da Mediaset, eccetera. Luca Filippi l'ho riconosciuto perché era stato con noi durante la Virtual Charity Race. Non per altri motivi, per le corse, solo perché era stato da noi alle interviste, non per altro. Sì, infatti. Stavo con Mark in chiamata su Discord che stavamo controllando i giri della Pro, della Sport, e praticamente sentì la voce di Luca Filippi e disse a Marco: Marco è quello che è venuto da noi. Marco: sì, è Sarebbe bello che anche le persone addette ai lavori della Formula E avessero detto: Luca Filippi è stato su Formula Italian Team. Ospite, ospite della Ceti Race, l'ho sentito io. Cioè, Intanto, attenzione perché Mauro Gold ha perso un pochettino di distacco, ovvero 19-3 dalla vetta. Intanto, i box kartista. Era proprio davanti al pilota della McLaren. 20 giri al termine in questo Gran Premio del Messico. Attenzione che c'è Flaminio che sta recuperando su da Dovizi, attaccato da Advanced. E quindi è un po' no, mi veniva una battuta pessima, non la faccio. Attenzione. Perché sì, c'è questa bellissima bagarre tra Flaminio e Advanced Seppo attualmente per la top 5. Tutti e due hanno penalità, non mi ricordo, Flaminio solo 3, se non mi sbaglio, e Advanced Seppo Entrambi 3. anche. Sì, Ok, tutti e due. sì. C'è effettivamente la grafica, ma mi ostino a non metterla perché sennò mi occupa troppo spazio e quindi non mi piace. Però attenzione perché Drago Lievitato sta iniziando a guadagnare un pochettino su Zeta Pro Mauro, attualmente 9 decimi di distacco. Ovviamente Zeta Pro Mauro riuscirà a ricucire questo distacco. Flaminio ai box, quindi gomma soft per lui. Tutto sommato 18 giri si possono fare. Mauro Gold ha guadagnato qualcosina in questo giro, Inizia a guadagnare tantissimo, sì, 18 dopo due e 3. giri sempre lì, adesso ha guadagnato 4 decimi in questo giro. Eh sì, 18 e 3 al momento il distacco di Mauro Gold in sesta posizione dalla vetta. Vedremo se riuscirà a questo punto a difendersi nel finale. Sicuramente sarà davanti ai piloti che attualmente sono in prima, seconda e terza posizione.
e vedremo come tenterà di difendersi in tutti i modi per cercare di guadagnare il più possibile o di perdere il meno possibile a questo punto. Non so dove può arrivare Katowice, perché già 22 giri su questa gomma media è un po' un bivio, si stanno fermando tutti, o si ferma anche lui, però vanifica tutta la strategia, tutto ciò che ha fatto finora nel primo stint. Intanto si ferma Drago, si ferma Mauro, prosegue Birilodog. Quindi si fermano i primi tre. Un po' difficile la strategia di Katowice, perché ancora 18 giri per arrivare fino in fondo, arriverebbe con 40 giri sulla media, che lo scarico di carburante, però. E ci sarà da vedere dove finiranno attualmente i piloti che stanno facendo la sosta, se avranno soprattutto pista libera per tentare di fare il loro passo. C'è Zeta Pro Mauro dietro, ovviamente vediamo Ganu davanti a Drago lievitato a 3 secondi solo. Mannaggia, hanno fatto una sosta lampo in quel dell'Alfa Tauri e dell'Haas. È dura tanto per Mauro Gold, in effetti. Pensavo sull'ottica dei 10 secondi io. Anch'io. No, forse un po' meno, però 6-7 secondi tutti. Forse non sono 22 secondi ai box. Forse sono di più, in effetti. Sono di meno, scusate. Come in America, tutto sommato, a questo punto. Vedremo. Credo 22 al 50. A sto punto forse al 50 durano di più le soste, non so più come. Birillo box dura di più, dura di meno la gara, ma durano di più le soste, incredibile. Attenzione, intanto Drago lievitato direttamente proporzionato. Anzi, con attaccato Ganu che se ne va ai box, e quindi potrebbe esserci l'attacco di Zeta Pro Mauro nei confronti di Drago lievitato. Vediamo, tutti e due hanno il DRS ovviamente, ma la scia dell'Alfa Tauri di Drago lievitato fa sì che Zeta Pro Mauro vada attualmente in terza posizione davanti al pilota dell'Alfa Tauri, Mauro Gold. Credo che per quanto possa riuscire nella sua difesa, purtroppo queste zone di DRS lunghissime non lasciano scampo. Drago comunque molto intelligente, ha visto che Zeta Pro Mauro aveva il DRS e non lo ha aperto, quindi Simone si è lasciato sfilare per non perdere tempo. Eh sì, anche perché ha 6 secondi di penalità il pilota della Haas, lo ricordiamo. È solo due avvisi al momento per Drago lievitato, che sta avendo un passo eccezionale e non sta prendendo questo fatidico terzo avviso che purtroppo sancirebbe i 3 secondi di penalità. Mamma mia, sono arrivati in un men che non si dica su Mauro Gold. 15-4 Zeta Pro Mauro, giro veloce della gara che va a passare al momento Mauro Gold. Ci ha provato Mauro in tutti i modi con una strategia diversa a tentare di fare una sosta in meno e a guadagnare il più possibile. Come detto ad inizio gara, l'undercut con la gomma media era veramente tanto difficile. Vediamo se si difende. Qua tenta di difendersi in tutti i modi, si fa all'interno, vediamo Drago lievitato all'esterno, grandissima staccata per il pilota dell'Alfa Tauri e riesce a passare con una grandissima prova di forza Drago lievitato nei confronti di Mauro Gold. A questo punto credo, per come hanno recuperato i piloti qua davanti, credo che sia preda facile anche per Dadoizzi e Flaminio. Dadoizzi non ha penalità, Flaminio sì, quindi vedremo quanti, cosa riuscirà. Oh, 3 secondi e sono 6 per Mauro. Questa è una croce. Dire proprio che, per carità, gli altri devono fare 16-17 giri con questa gomma soft. Advance Apple, che ha fatto 17 giri, gira sul 17.9, tra l'altro Advance è andato ai box in questo giro, quindi abbondantemente più lento del ritmo che stava facendo Mauro Gold, invece sul 17.5, 17 basso. Però dovrebbero passare in 16 giri,
questi 3 secondi più per Mauro Gold. Se forse poteva giocarsi il podio tra il consumo della gomma degli altri, adesso con 3 secondi di penalità in più è molto molto dura, poiché ha 6 secondi come Berilo Dog ed Advance Apple, mentre Dado Izzi, Cartista e Gano, Flaminio, Cartista e Gano ne hanno 3, che sono quelli insomma che vedo un po' alla portata. Forse un po' ottimistico Gano, visto che è un po' più lontano, però idem Cartista, che ha già 4 giri sulla soft. Però ecco, è l'unico con la media in questo momento in pista, tranne il ghost di Matteo Profino. Flaminio! Flaminio! 3 secondi di penalità e niente. La chiamata. E uno cerca di fare un po' di delucidazioni. Però Billy lo sarebbe mangiato, Mauro. 2 secondi e mezzo già da drago lievitato, eh. A livello morale può essere una bella botta per il campionato, ecco. Speriamo Mauro resti a testa alta in vista del Brasile. Intanto ringraziamo Nick Soccia, l'ala ventola, no, giuro che non è balbuzia la mia, che ci delizia del suo follow, quindi grazie mille per seguirci. Ciao V18. Mannaggia, capisco che è una pista abbastanza difficile per i track limits, però... No, ma io cosa avevo detto prima? Tu avevi detto 21 prima, quindi 24. No, forse siamo commentati. Però qui io credevo che i 6 secondi li prendesse. Ah, ok, io pensavo che i 6 secondi li prendesse nel post-gara. Vabbè, lasciamo perdere. Attenzione, no, io l'avevo capito in quel modo. Infatti, per questo molto bene. Spoiler, mi sento meno solo. Siamo stupidi insieme. No. Che bello, non mi esprimo nel post-gara. Vediamo come si evolverà quindi a questo punto la situazione con Drago Lievitato, che attualmente sarebbe il vincitore di questo Gran Premio del Messico. 16.3 il suo giro al momento. Overboost, intanto altri 3 secondi di penalità, e hanno tutti 6 secondi dalle parti di Drago Lievitato, perché anche Birillo Dog e Z Pro Mauro, ma Dado Izzi anche lui 0 penalità, quindi potrebbe essere un podio attualmente con Drago Lievitato, Dado Izzi, e vediamo se riuscirà a questo punto a ricucire il distacco che attualmente farebbe passare davanti Z Pro Mauro nei confronti di Dado Izzi. Quindi vediamo se riuscirà a ricucire questi 6 secondi con Dado Izzi, che si porta dietro anche Flaminio, che ne ha solo 3 di penalità. Tanto dalla chat le prime reazioni alla strategia di Mauro Gold. Il buon Nixerton ci dice: ha sbagliato tutto. Io credo che dopo la prima sosta essersi trovato così tanto distante dai primi abbia cercato in un modo o nell'altro di provare qualcosa di diverso per recuperare, e credo che siamo rimasti sorpresi un po' tutti del fatto che abbia guadagnato solamente 3 secondi nei confronti dei piloti che poi lo hanno sorpassato, per Z Pro Mauro e Drago Lievitato. Eh sì, ha tentato la strategia più azzardata nella pista peggiore, purtroppo è andata male questa volta. Sì. Vale lo stesso perché è partito dalla pole nella pista peggiore per partire dalla pole, perché insomma tutto questo rettilineo, quasi un chilometro rettifilo, non ha proprio aiutato. Se doveva girare tutto storto, ha girato tutto storto, anche se secondi di penalità grave, no? Sulla sua situazione. 59 giri attualmente percorsi, quindi andiamo quasi a 10 giri dalla fine. Vedremo come si evolverà la situazione anche dopo la bandiera scacchi, con tutte queste penalità, e soprattutto la gara non è finita qui, perché come abbiamo ricordato prima ci sarà anche il referto del post gara.
E magari ora io Drago l'ho visto quasi sempre molto molto pulito, però magari aver ricevuto pochi avvisi potrebbe far sì che ci siano un po' più di giri richiesti, ecco. Quindi vedremo, non sarà finita la Pro League neanche dopo la bandiera scacchi. Una Pro League che questa sera, come detto più spesso, ci ha regalato veramente una bellissima gara. Era tanto che non vedevamo così tante strategie concatenarsi e così tanti pretendenti per puntare alla vittoria. Tanto da Doizzi è passato su Mauro Gold, adesso è nel mirino di Luca Flaminio. Poi vedremo se Advance ne avrà per tentare di andare a riprendere il pilota della McLaren. Giusto per la cronaca, ci sono 12 piloti in 31 secondi e mezzo. Esatto. Hanno tenuto tutti un gran ritmo, anzi dalla pista che è cortissima. È veramente, è stata veramente tanto una bella gara questa sera. Spero che anche chi ci ha seguito si sia divertito con noi. Attualmente 10 giri al termine, con Drago Lievitato che è sul filo. Flaminio passa con una grande staccata in curva 1, passa nei confronti di Mauro Gold, che è attualmente sesto. Sicuramente potrà tentare l'attacco ad Advance Apple, non so se Cartista ce la possa fare, perché 7 secondi sì in 10 giri, però contando anche il fatto che Cartista ha 9 giri di gomma soft percorsi, magari con il deterioramento della gomma, non so se ci arriverà. Già se Mauro riesce adesso a restare un minimo con Flaminio in zona di DRS, penso sia anche fattibile. Già l'ottavo giro per Flaminio con la gomma soft, quindi inizia il primo calo, che è lo scarico di carburante. Però già che Mauro ha tenuto il DRS rispetto a Flaminio è un inizio. Drago l'ha passato dietro 2 secondi e mezzo, ok, che la gomma era decisamente più fresca attraverso. È rientrato però con l'evitato in zona di DRS con Zeta Pro Mauro, sì. Sì. Vedremo quindi se vorrà prendersi anche la posizione in pista il pilota dell'Alfa Tauri per coronare quella che attualmente è una gara strepitosa del pilota dell'Alfa Tauri. C'era in coronare sia lui che da Doizzi che anche Alesi, che comunque, anche se undicesimo, non ha preso penalità. Molto probabilmente sopravanzerà Giovi, che purtroppo per lui è all'opposto di Alesi. Attualmente non ci sono stati grossi cambiamenti, anzi Mauro Gold è riuscito tutto sommato a tenere il DRS nei confronti di Flaminio, e potrebbe esserci magari un attacco per provare negli ultimi giri a prendere più punti possibili, che se fosse così la situazione Drago Lievitato prenderebbe 25 punti e Mauro Gold, se non mi sbaglio, 9 per il sesto posto. 8 9 8 non se lo so, il giro veloce. Mannaggia, cioè 8 punti, quindi sarebbero 17 punti con gli attuali 5, andrebbe a 22 punti con due gare alla fine. Non mi voglio sbilanciare, però non mi sbilancio. No, come detto, per il morale potrebbe essere una gara fatale. Sì, sì. E lo sì, attenzione, perché Mauro Gold arriva molto vicino al posteriore della Williams di Flaminio. Che è successo? Ah, era Zeta Pro Mauro che ha gustato la Renault di Matteo Profilo per il doppiaggio, ecco. Quindi mi aveva fatto ridere il tuo arriva molto vicino, pensavo ti riferissi a Zeta Pro Mauro, invece c'è tanti piloti che arrivano vicino. Intanto chi sta arrivando vicino anche è Advance Apple, perché ha un secondo e 6 nei confronti di Mauro Gold, che sta tentando in tutti i modi. Questi piloti, Flaminio, sì. Mauro e Advance hanno tutti 6 secondi, quindi in pista. Ah, anche Flaminio? Sì, sì. Anche Flaminio. Quindi un quinto posto, sì, darebbe 2 punticini in più a Mauro Gold. Cartista è l'unico insieme a Ganu a 3 secondi.
arriva Drago sfruttato da Mauro. Sembra vediamo se c'è l'attacco questa volta, si sì. Passa anche in pista, non l'ha chiusa il DRS. Passa anche in pista, quindi Drago di evitata in prima posizione attualmente. Sul podio ci sarebbe comunque una Red Bull, perché da Dovizia 4 secondi e mezzo di distacco da Birillo Dog. E se dovesse finire così, ovviamente passerebbe davanti al suo compagno di squadra. Alesi, quindi anche lui va a prendersi la posizione in pista e tenterà quindi a questo punto di prendere 4 secondi, 4 secondi e 6 a Marco Gano, anche se sarà molto molto difficile, perché mancano solo 7 giri alla fine. Intanto Mauro Gold non è riuscito a tenere il DRS in questo giro e c'è Antoine Seppol nei suoi scarichi. Con questa gomma soft, anche se Antoine Seppol poi tra l'altro ha 7 giri percorsi, quindi molto pochi, e ne perderebbe a questo punto altri 2 punti. Sì, ok, sì. Ci siamo. Bandiera gialla nel terzo settore, attenzione. Giovi ha rotto l'ala completamente divelta la parte destra. Intanto Advance passa nei confronti di Mauro Gold. E intanto è aperto il nostro sondaggio del Driver of the Day. Per votare basta andare sul nostro canale Telegram, Formula Italian Team Official Channel. Fateci pervenire quello che secondo voi attualmente è il Driver of the Day. Andiamo magari a vedere cosa ne pensiamo qui in cabina. Io come sempre sono Super Partas, quindi passiamo a Raffo. Ha votato per il mio driver e ho messo la spunta su Drago Lievitato. A Raffa? Io vi faccio un piccolo recap all'ultimo minuto, perché Nicola Alemanna aveva riscattato un mini spot tra poco, quindi per chi non è abbonato si è perso l'ultimo minutino di gara con Drago Lievitato che ha passato facilmente il Santa Promauro sul dritto. Mauro Gold ha commesso qualche errorino, ha perso la zona di DRS con Flamino e quindi è stato sopravanzato da Advance Apple. E poi c'è stato l'errore da parte di Giovi 1006 che nel tratto dello stadio è andato ad impattare contro le barriere provocando una bandiera gialla. È dovuto tornare ai box a sostituire l'ala. Un Giovi che leggevo dalla chat si era da poco accorto che in Pro League non c'è l'Alfa Romeo. Dopo 61 giri di gara l'ingegnere ha scritto che Giovi si era accorto di ciò. E il pilota del giorno è assolutamente Drago Lievitato, condotta magistralmente, tempi giusti nel quando muoversi e tacci. Io direi che oltre ad accorgere Giovi, oltre ad essersi accorto dopo 61 giri che non c'era l'Alfa Romeo, si è accorto pure dopo 19 gare. E vabbè, sì, a parte gli scherzi, sì, pure io sono d'accordo. Drago ha gestito bene le strategie e soprattutto intelligente nel momento in cui attaccare e quando rimanere dietro. E alla fine chiudiamo con il buon Andre, che questa sera è stato abbastanza silenzioso. Sì, no, concordo, Drago, anche se lo stesso Z Pro Mauro ha fatto una bella gara, diciamo anche lui. Molto bene, quindi all'unanimità qui dalla cabina, Drago Lievitato, vedremo se per voi sarà lo stesso. Io prendo una piccola spunta intanto che Advance Apple è in procinto di sorpassare Flaminio. Il buon Giovi mi ha ricordato un nostro compare di giocata Rocket League, ovvero il buon Lorenzo Tamorri che vedremo in campo venerdì. Pista, non in campo. Più che in campo in pista. Ma io dico in campo anche, mi piace di più, ma è un più po' pulito, di paura, ci sono troppe praterie qui, non vorrei che tu con il campo vediamo chi fa gol venerdì. Attenzione a Advance Apple, vicinissimo a Flaminio. E non è riuscito a passare nel rettilineo principale. Che c'è, Andre? No, pensavo chi fa gol, speriamo che non facciamo il DG perché... Tanto
certo Cittoman è il primo a farci prevenire il suo voto, ovvero anche lui ha votato Drago Lievitato. Beh, ovviamente credo che sia abbastanza scontato, perché come detto è vero che anche Z Promauro è stato molto molto bravo, lo stesso Birillo e anche Dadoizzi, però Drago ha gestito, ha di meno quei 6 secondi di penalità che non hanno preso i due piloti che lo inseguono. Quindi molto molto bravo, molto pulito, vedremo, perché come detto prima non è finita, però attualmente anche in chiave mondiale è un grosso colpo che subirà Mauro Gold. Attenzione intanto ad Van Seppel con Flaminio che si fa tutto sulla destra, ma il pilota della Ferrari passa all'esterno, attualmente in top 5. Con 4 giri di gomma in meno, ovviamente, che iniziano a farsi sentire a questo punto della gara. Segnalo che Dadoizzi è davvero sul filo per andare sul podio. 6 a 2. Berillo Dog a 6 secondi, Dadoizzi nessuno, quindi 6 secondi e 2 per il momento tra le due Red Bull. E tra l'altro, a parte ovviamente Drago e Mauro Gold che si stanno giocando il mondiale, Z Pro Mauro che è abbondantemente in zona finance, Birillo, Dadoizzi e Flaminio si stanno giocando l'ultimo spazio per poter partecipare appunto a quest'ultima. Quindi attualmente il duo della Red Bull anche per il costruttori sta facendo un ottimo lavoro. Sì, sono in 3 in 7 punti per il quarto posto. Mannaggia. E attenzione, Cartista ne ha 3 di secondi, giusto? Cartista, sì. E quindi perderebbe anche la settima posizione attualmente. Mi serve guadagnare un secondo e uno su un Cartista che è un po' al limite con le gomme. Quello sì, vedremo. Mancano 2 giri al termine con Z Pro Mauro che non credo gli voglia lasciare almeno la posizione in pista, Drago Lievitato. Sì, ma attenzione che è lì anche per perdere la posizione con Gano. Eh sì, anche 7 secondi e 2 attualmente. 7 secondi e 2 Mauro Gold da Marco Gano, quindi sarebbe un disastro. Perché la settima posizione sì, guadagnando 6 punti sarebbero 19 i punti guadagnati da Drago Lievitato, e quindi ma si va bene 24, si può chiudere in Brasile. Esatto. Sono rimaste 2 gare dopo questa, quindi esatto. Un po' difficile. È sprofondato purtroppo Mauro. Da Singapore, che c'era stato quel doppio zero sia per Drago che per Mauro, da Singapore in poi Drago è venuto fuori più che in pista. Vabbè, hanno tutte e due un grandissimo pasto, ma soprattutto nella mentalità. Z Pro Mauro e Birillo Dog hanno entrambi 6 secondi, quindi si giocano in pista anche loro questa seconda posizione. E vediamo, perché se si scatena un po' di lotta, magari Mauro decide di mettere tra sé e Birillo Drago Lievitato. Dadoizzi ne approfitta per riavvicinarsi sui 6 secondi. Insomma, c'è ancora un po' di lotta qui davanti per il podio. Almeno nella testa, poi vedremo in pista. Vediamo quindi il 70esimo di 71 previsti. Stiamo arrivando all'ultimo giro. Comunque Mauro, sì. Gold e Cartista sul filo, 5-3, gli mancano 7 decimini a Mauro per mantenere almeno la settima posizione. Vediamo quindi ultima curva per Drago Lievitato e si va a lanciare per effettuare l'ultimo giro. Vediamo se Z Pro Mauro tenterà un attacco per difendersi a questo punto da Birillo Dog. Non cambierebbe quasi nulla per Z Pro Mauro, però ovviamente un secondo posto fa sempre molto molto piacere. E vediamo, è molto più vicino Birillo Dog a Z Pro Mauro che Z Pro Mauro nei confronti di Drago. Vediamo se tenterà un attacco Birillo Dog. Si difende all'interno Z Pro Mauro. La staccata di Birillo Dog, che vediamo a questo punto con l'incrocio di traiettorie potrebbe averla vinta. Invece no, perché Z Pro Mauro stoico riesce, roccioso, riesce a difendersi nei confronti di Birillo Dog.
5-7 intanto Mauro Gold nei confronti di Cartista, ma andiamo su Drago lievitato. Dadoizzi 6-1. Mannaggia. È tutto sul filo, perché adesso entra nello stadio fuochi d'artificio per Drago lievitato, che va a percorrere attualmente le ultime curve del Gran Premio del Messico. Prova di forza incredibile per il campionato, per lui e la sua Alfa Tauri. Drago lievitato vince il Gran Premio del Messico con una grandissima prova, secondo Z Pro Mauro. Vediamo a questo punto se Benillo Dog riuscirà a mantenere. E credo che Dadoizzi abbia alzato il piede. Che è successo là dietro? Tra un po' da, Advance Apple. Oh, ma credo al fotofinish pochissimo distanza. Sì, attenzione, sì. E intanto Mauro Gold riesce a mantenere la settima posizione per 6 decimi. Incredibile, per 6 decimi riesce a mantenere la settima posizione. Ha finito la benzina da Dovizi? Sì. E la finì anche in Francia, se non mi sbaglio, l'anno scorso. L'ha finito praticamente all'ultima curva. E quindi terza posizione per Birillo, quarto Dadoizzi, quinto Advance Apple, sesto Flaminio, settimo Mauro Gold, ottavo Cartista, nono Marco Ganu, decimo Alesi, undicesimo Overboost, dodicesimo Giovi, tredicesimo Matteo Profilo. Concludiamo magari con un po' di chiacchiere su quello che abbiamo visto questa sera. Raffo, come detto in precedenza, morale altissimo per Drago, che in queste ultime gare è riuscito ad avere un passo in più, soprattutto secondo me nella testa, e ha mostrato veramente una maturità incredibile nel gestire le gare. Drago stasera è stato perfetto, cioè nel gestire i sorpassi, nel gestire i tagli soprattutto. È uno dei pochi che non ha preso 3 secondi. Poi vabbè, si vedrà nel post gara con i giri richiesti. Però comunque fin qua ottimo Drago lievitato. E Mauro perde parecchi punti. Adesso va a 24 circa, se rimangono così i risultati. È vero che ci sono ancora 2 gare, può succedere di tutto. Però Drago dorme tranquillamente stanotte. Raffa? Beh, se a Drago insomma gli bastano guadagnare 2 punti in Brasile, su Mauro Gold mi sembra un disastro per Mauro Gold, soprattutto considerando l'ultimo stint, ma da metà gara in poi decisamente sfortunato, sì, ad uscire nel traffico. Forse si poteva rivedere meglio una questione di tempismo nelle soste, poiché avendo un gruppo così compatto le chiamate ai box sono state fondamentali. Lo leggevamo anche dalla chat con Marco Ganu, che ci è arrivato vicino al gruppo facendo una strategia assurda, cioè 4 soste, voglielo dire un pilota che arrivi nono facendo 4 soste e giocandotela con i piloti, perché adesso ci sono le penalità in seconda impressione, ma sono tutti lì dalla top 5 a scendere in attesa del post gara. Quindi vediamo, come detto, a livello di morale, come detto, il gara per Mauro Gold è una gara molto tosta da mandar giù, da digerire. Molto bene, molto bene. Intanto preparatevi le domande dalla chat, perché stiamo per andare nelle consuete interviste post gara dei primi 3 piloti. Intanto ci saluta il buon Andre, che sarà andato subito a fare il party per accogliere le impressioni a caldo dei piloti che hanno corso questa gara. Non trovo Drago lievitato, se qualcuno lo può invitare per cortesia. Io sono un regista, quindi me ne tiro qua. Sì, lei non si preoccupi. Ci penso mi. Che pensi? Vabbè, ce l'ho fatta a posto, se no gli arrivano 60 inviti. Come detto da voi. Intanto c'è una domanda per noi che abbiamo visto la gara dal buon dileggio, ovvero qual è stata la strategia in gara? Non lo sappiamo. Cioè, noi che abbiamo non l'abbiamo capito. Ci sono state 4 strategie, no, 5 strategie diverse. Vedetevela e poi decidete quale scegliere. Che ci sono state un paio fantasiose, un bel po'. Intanto addirittura da Nirko doppia hard per tentare la prende doppia hard
No, ora rispondendo comunque, sì. Drago ha fatto 12 giri con la soft, 18 con la media, 17 con la soft, 17 con la soft, quindi per insomma, quindi tre russe con la soft ovviamente utilizzata in qualifica ed una media, diciamo la base, che la strategia è un po' più gettonata. Poi c'è chi ha messo una rossa in più, una rossa in meno, e insomma sì, l'ottica più o meno è stata questa. Buonasera, intanto ci hanno raggiunto i ragazzi. Addirittura arriva Alberto Foltran dicendo 5 soste, ovvero gialla, gialla, rossa, 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 rossa. Intanto sì, ci hanno raggiunto sia il buon Drago Lievitato che Z Pro Mauro. Manca solo Birillo Dog all'appello, ma a questo punto iniziamo dal primo arrivato sotto la bandiera a scacchi. Drago, io ti ho definito che il pilota più lucido mentalmente e più forte mentalmente. Da Singapore hai avuto un altro passo rispetto a tutti gli altri, soprattutto se vogliamo riportare all'attenzione la gara di Russia che hai fatto con praticamente l'ala rotta dal primo giro, e oggi hai avuto una pulizia di guida senza prendere penalità impressionante, con un passo incredibile. Quindi intanto cosa ci racconti di questa gara e poi magari passiamo alle prossime domande. Ma che dire, in qualifica ho fatto un disastro, cioè ho fatto errori su errori, anzi orrori proprio, perché li potrei definire così anziché errori, proprio T1 e T2 ho sbagliato completamente, non partivo diciamo nella posizione in cui preferivo, anche perché poi si è andato a creare come al solito il trenino, lì non sapevo diciamo come poter gestire la gara. Sì, sapevo che ci sarebbero state sicuramente gli undercut, le soste che avrebbero rimescolato un po' tutto, infatti è stato così. Mi sono subito voluto smarcare poi la gomma gialla, perché da quello che avevo potuto vedere dagli allenamenti la gomma gialla non era assolutamente la gomma da gara, forse peggio di Austin. Se Austin era già la rossa la gomma da gara, qua lo si è visto secondo me ancora di più, cioè la gialla non veramente non aveva passo da quello che ho visto io, quindi ho preferito subito la prima occasione togliermela subito. Poi con quei due stint con le rosse diciamo che mi trovavo abbastanza bene, tenendo comunque una guida pulita, perché comunque sapevo che il taglio era sempre dietro l'angolo, quindi l'obiettivo principale era sempre quello, cioè guidare, però restando sempre dentro i limiti del tracciato. Sono arrivato a due avvisi, uno per un taglio che ho fatto nei primi giri, un altro perché l'ho preso mentre ero in lotta con Overboost nella prima curva del T3, che non so, abbiamo avuto un'incomprensione, io per evitarlo ho dovuto tagliare la curva, lei mi ha dato il viso, però poi cioè da lì in poi ho cercato di avere una guida più pulita possibile, e alla fine ha pagato, oltre anche al passo gara che diciamo è stato abbastanza buono, dove non ho avuto problemi con la macchina era perfetta incollata all'asfalto, a parte diciamo nel primo stint, infatti perdevo, nel primo stint è stato quello dove ho faticato di più in generale, poi anche per l'aria sporca e altro, con gli altri stint anche con la gialla tutto sommato mi sono trovato bene, la macchina era incollata a terra, quindi non avevo problemi diciamo a livello di aderenza di grip. Molto bene, molto bene. Passiamo a Z Pro Mauro, poi ritorniamo magari se ci saranno altre domande. Mauro, sei stato al passo di Drago, quindi ti faccio i miei complimenti. Purtroppo sappiamo che questa è una pista molto molto difficile per i tagli, ci sono stati quei 6 secondi di penalità da parte delle ali, ma comunque tutto sommato ti prendi una seconda posizione che sancisce il tuo approdo alle finals. Sì, buonasera. Niente, i 6 secondi li prendo da tutt'altra parte che dalle prime 3 curve. Diciamo che sono stati avvisi stupidi, perché in uscita curva penso che me li potevo risparmiare. Peccato, perché penso che me la potevo lotta con Drago. Niente, P2 è buona, alla prossima spero di far meglio. Molto bene, passiamo a Birillo.
se ci sente. Io lo vedo con la X. Ciao ragazzi, ci sono. Ciao Birillo, un finale che ti ha visto praticamente sul decimo con il tuo compagno di squadra per il podio, ma tutto sommato una grande prestazione di nuovo in casa Red Bull, un terzo e un quarto posto che farà sicuramente felice per la classifica costruttori, e anche tu purtroppo sei incappato in questi 6 secondi, ma comunque sempre una P3 che fa piacere. E no, beh, diciamo che per quanto riguarda i 6 secondi, a inizio gara li ho presi i primi 3 male, soprattutto un avvertimento, un taglio interno brutto, ma ho fatto tutta la gara di sofferenza, cioè penso sia stata la gara più brutta della mia, tra virgolette, carriera virtuale, tutta in sofferenza, tutta l'ultimo stint e basta, mi è piaciuta la macchina. E invece poi gli altri 3 secondi li ho presi perché l'ingegnere mi ha detto che avevo un problema alla macchina, mi ha detto ci sono anomalie nella macchina, non l'avevo mai sentita, quindi stavo controllando un po' tutto, ho preso 2 tagli in 2 curve, alle S, ne ho sbagliata una, ho sbagliato anche l'altra. E poi da lì ho preso soltanto un avvertimento, io parto con 6 secondi di penalità. E per quanto riguarda la fine della gara sono un po' incazzato con me stesso, con la strategia e con me stesso, nel senso che io sapevo già che a fine gara sarebbe stata una merda e al giro 51 volevo pittare. Il problema è che ho chiesto all'ingegnere come fosse la situazione, nel momento in cui volevo rientrare mi ha detto c'è una persona a un secondo davanti rispetto a quello che devi passare, nella mia testa era un trenino, il trenino ti ammazza. E il risultato è stato che poi mi hanno fatto un undercut perché hanno voluto far rientrare, abbiamo voluto far rientrare prima Dado perché lui era con la gialla e se no era spacciato, e così mi sono proibito di lottare con Mauro. Non pensavo di arrivare a prenderlo, sono arrivato a prenderlo, ho avuto un colpo a disposizione perché la sfiga, gli ultimi 3 giri ero a 2 millesimi dal DRS, non mi arrivava mai, tipo a un secondo e 0,02. E ho avuto un colpo, avevo Drago davanti, non potevo fare la staccatona e Mauro si è difeso bene. La fine, lì non me ne fregava niente, nel senso che chi arriva a podio, cioè noi non siamo in lotta tra di noi, noi siamo in lotta perché siamo dei pirloni e vogliamo provare a vincere i costruttori, quindi cambia niente. Un costruttori, sempre a te Birillo, che attualmente per come è andata la gara recuperate sull'Alfa Tauri e soprattutto sulla Haas, credo che la sopravanzate perché con un terzo e un quarto posto prendete abbastanza punti e soprattutto una zona finals che vedeva ingarrellati te, il tuo compagno di squadra Flaminio, che potrebbe infiammare la lotta per questo finale di stagione. E per quanto riguarda i costruttori sono soltanto 2 punti e abbiamo 9 gare concluse in meno rispetto agli Alfa Tauri, quindi diciamo che la colpa è nostra che abbiamo lasciato i ritiri per strada. Per quanto riguarda le finals l'ho già detto, io sinceramente non lotto per arrivare quarto e fare le finals, lotto per i costruttori, poi se arrivo quarto vabbè è sempre una buona posizione in campionato. Molto bene. Ci sono domande per Drago, Raffa barra Raffo, se volete fargliene. Io no. No, grazie. E anche dalla chat nulla. Molto bene, quindi io ringrazio i primi 3 per essere intervenuti in questa intervista. Grazie a Drago e complimenti ancora. Grazie a voi e buonanotte. Grazie a Mauro. Grazie a te. E grazie anche a Birillo, quindi potete andare tranquillamente. Grazie a voi, ragazzi. Potete andare tranquillamente. Buonanotte. Nel party post gara. E a questo punto non ci rimane che dare il risultato del driver of the day. Non so se Raffa o Raffo hanno i risultati. Sì, te li prendo subito. Quindi il driver of the day di oggi è Drago Lievitato, ovviamente, col 77% dei voti. Seguono in ex aequo Advance Apple Marco Gano e Mauro col 7%. Mauro quale? Mauro Gol, sì, Mauro Gol, ciao. Ma questa voce la vuoi, cioè le vuoi dare un tocco di sensualità a questo driver of the day oppure perché non puoi urlare? No, perché non posso urlare ovviamente. Ho
molto molto bene. Allora, io intanto ringrazio il buon Ernesto per essere stato con noi anche in questa intervista, soprattutto per aver fatto anche il direttore di gara. Grazie Ernesto. Grazie a te e buonanotte a tutti. Grazie, ovviamente lo ribadiamo, ad Andrea Badolato che è già andato in party con i ragazzi. Ringrazio Raffo Idex per essere intervenuto e per essere stato con noi questa sera. Grazie a te Long, buonanotte a tutti. E grazie al mio stoico compagno di telecronaca che questa sera anche se investi da regista, il buon Raffaele Lelli, per i più Hiroshi. A voi un ringraziamento ed un sogno d'oro. Intanto io vi ricordo gli appuntamenti settimanali, ci sono ancora due appuntamenti che vedranno come teatro il circuito dell'Hermanos Rodriguez, ovvero la Master League giovedì con il consueto Fit Studio prima della gara, e poi concluderemo questa mirabolante settimana messicana con la Prime League. Tutti, a parte la Master League, si stanno ancora giocando il campionato, quindi io vi invito a seguire questi finali di stagione che saranno veramente molto molto scoppiettanti. Io vi ringrazio, vi dico grazie mille per supportarci ogni giorno, ogni live, e questa volta non lo dico. Buonanotte a tutti. Buonanotte.